L'Ilva, così i savonesi ricordano la fabbrica più come Ilva che come Italsider, e già questo secondo me dovrebbe far riflettere sul peso storico che ha avuto la fabbrica sulla storia della città. È certamente un luogo della memoria, come direbbe Marco Gé, che è uno storico, un sociologo che studia i luoghi e non luoghi, no? In che senso? Cioè, certamente la storia dell'Ilva di Savona rappresenta un elemento fondante del mito di Savona come città operaia e città rossa, cioè città comunque comunista. Perché dico mito? Perché da un punto di vista storico, indubbiamente, l'Ilva, che prima era siderurgica, prima ancora Tardi e Benek, indubbiamente ha rappresentato una parte importante della storia della città. Dall'altro perché comunque su questa fabbrica in qualche modo ha trovato un fondamento di tipo culturale, appunto un'immagine della città che a partire dalla metà degli anni 60, ma anche prima, non corrispondeva più a quella che era la struttura sociale, a quella che era la cultura dominante della città e che invece ha continuato a permanere e in parte permane ancora oggi. L'importanza dell'Ilva sta nel fatto che indubbiamente è uno degli insediamenti industriali che più di altri ha occupato un numero consistente di manodopera, quindi è questo storicamente, cioè dalla fine dell'Ottocento a fino agli anni 50. Questo però va inserito in un discorso di più ampio respiro, che è quello delle caratteristiche di Savona, soprattutto negli anni che vanno dalla fine dell'Ottocento, sostanzialmente alla Prima Guerra Mondiale, ma anche nel periodo fascista, di Savona come città industriale, città operaia e soprattutto città industriale dove è rappresentato un certo settore dell'industria, quasi esclusivamente, non dico esclusivamente, l'industria siderurgica e soprattutto metalmeccanica. Un altro elemento importante di cui è bene tener conto è che nel momento in cui assume le dimensioni di una grande impresa, l'Ilva è in realtà, e siamo nel primo Novecento, anzi dal 1890 in poi, ecco, l'Ilva assume le caratteristiche di una fabbrica integrata all'interno di un grande trust, che è il trust metallurgico metalmeccanico della Terni, e quindi questo ha influenze molto importanti sia sullo sviluppo della fabbrica, sia sulla composizione della forza lavoro interna alla fabbrica. Nella misura in cui diventa parte appunto del più grande trust siderurgico metalmeccanico del primo Novecento, l'Ilva, che è siderurgica in realtà ancora, diventa uno stabilimento, cioè sì, un'industria, non uno stabilimento, moderno dal punto di vista tecnologico. I primi treni Blooming, altri tipi di treni laminatori vengono sperimentati qui e non altrove. E questo fa sì che questi processi parziali, certamente non totalmente coinvolgenti tutto il lavoro dello stabilimento, comunque questa innovazione tecnologica o questa modernità degli impianti, connota l'Ilva come una fabbrica dove la manodopera non è qualificata, perlomeno è di media qualifica, a differenza di altre industrie savonesi, dove penso in particolare alla Scarpe Magnano, ma soprattutto al Tecnomasio, prima Westinghouse, Brown Boveri, dove invece la composizione operaia è una composizione di operai altamente qualificati, specializzati, e quindi operai che non solo hanno
una competenza, hanno un sapere pratico, come si diceva allora, ma che da questo sapere pratico hanno acquisito anche uno status sociale, perché comunque l'operaio specializzato era un operaio pagato di più che dignitosamente. E anche una consapevolezza maggiore, per esempio, che non gli operai dell'Ilva della stessa epoca, se vogliamo, dei loro diritti e anche del loro potere. Perché mentre un operaio qualificato all'epoca era in grado di controllare tutto il processo produttivo e quindi in qualche modo era consapevole del suo valore e anche del suo peso all'interno della produzione. Ecco, un operaio non qualificato che lavorava all'Ilva era in un sistema produttivo dove in qualche modo era in larga parte interscambiabile. Ecco, non a caso quelle che sono state poi le avanguardie di fabbrica ligure, savonesi, anche oltre come quelle liguri, sono sempre stati gli operai specializzati, che sono operai quindi consapevoli del loro ruolo, del loro peso, eccetera. E quindi sono avanguardie di fabbrica, ma anche avanguardie politiche. Quindi è una città effettivamente operaia, dove diciamo il 90%, facciamo l'80% delle famiglie sono famiglie operaie, cioè il capofamiglia lavora in una fabbrica industriale, quindi è una città composta da quello che con termine corretto si chiama proletariato industriale. Con la storia dell'Ilva si intreccia ovviamente con la storia dell'industrializzazione della città, una città che nel primo Novecento i socialisti nazionali definivano come la piccola Manchester, proprio perché come Manchester aveva questo tipo, quest'alta concentrazione di industrie, ma di industrie prevalentemente appunto siderurgiche e metalmeccaniche, e in qualche modo proprio perché molto industrializzata, è una delle città, anche più che Genova, che ha una composizione, diciamo, di cittadini che sono prevalentemente operai. Nel censimento del 1911, ad esempio, risulta che su circa 10.000 famiglie residenti a Savona, più di 6.500 sono famiglie operaie. Rispetto a questa realtà savonese, certamente l'Ilva col passare del tempo diventa, anzi la siderurgica diventa indubbiamente una delle fabbriche a più alta concentrazione operaia. È una fabbrica dove le condizioni lavorative, proprio perché alcuni settori, non tutti, specialmente i laminatoi, sono settori a bassa qualificazione e quindi e sono oltretutto, ed è, sono soprattutto produzioni a forte nocività, come si direbbe oggi, quindi nel primo Novecento soprattutto c'è un numero molto alto di morti sul lavoro. C'è addirittura su Il Diritto, che è uno dei giornali savonesi vicini ai socialisti, compaiono proprio degli articoli, c'è una rubrica appunto, la Galera dell'Ilva, dove vengono segnalate appunto le morti sul lavoro, le pessime condizioni di vita, insomma, degli operai all'interno della fabbrica. Ecco, tutto questo ha una sua influenza anche nella storia dell'Ilva, tant'è vero che gli operai dell'Ilva non saranno promotori, ma parteciperanno al primo, credo, sciopero nazionale che venne fatto a Savona nel Novecento, nel 1907, e che insomma, avrà un notevole successo e comunque rappresenta uno dei primi momenti, insomma, di grande partecipazione operaia alla vita politica. La storia, diciamo, industriale operaia di Savona del primo Novecento è una storia fortemente connotata in senso antagonista, un po' perché ci sono queste avanguardie di fabbrica, un po' perché i destini della classe operaia savonese, ma soprattutto
di quelli dell'Ilva si incrociano con quelli del grande trial siderurgico che attraverso la guerra di Libia dell'11-12 acquista comunque cioè si riprende tra l'altro da una crisi che invece aveva conosciuto all'inizio del Novecento. Va detto così tanto come dato storico generale, che in realtà furono proprio questi grandi gruppi industriali, appunto Terni, ma non solo, che insomma furono quelli che svolse un ruolo molto importante nel condizionare il governo Giolitti a compiere l'impresa di Libia, cioè Giolitti era abbastanza, come dire, cioè non era così convinto, insomma, perché insomma, e sono i gruppi rampanti del nuovo capitalismo industriale. A Savona si sviluppa soprattutto a partire, soprattutto nel primo decennio, diciamo, del Novecento, si sviluppa un'organizzazione socialista che poi diventerà comunista, di stampo massimalista, e ci saranno avanguardie di fabbriche socialiste, poi comuniste, soprattutto al Tecnomasio e alla Scarpe Magnano, comunque anche in queste piccole officine che andrebbero studiate perché secondo me sono interessanti, metalmeccaniche, dove ci sono questi operai che sono appunto, rappresentano quelle che gli storici hanno definito le avanguardie politiche di fabbrica, che sono operai qualificati, quindi operai che hanno anche una condizione economica discreta, perché comunque sono pagati meglio degli altri, che hanno uno status sociale e quindi sono riconosciuti, no, socialmente, e che proprio per la loro collocazione nel mercato del lavoro hanno la possibilità di avere un controllo sulla produzione, quindi sono operai che hanno un potere. E questo diventa un po' una coscienza politica, no? Perché comunque, come si chiama, più questo è l'elemento di fondo. Quindi queste avanguardie politiche di fabbrica che costituiscono poi la base, cioè gli elementi di origine del Partito Comunista, ecco, questo spiega anche perché quando c'è la scissione di Livorno, del 21, gran parte del Partito Socialista Savonese si schieri su posizioni era già su posizioni massimaliste, quindi si schierano o aderiscono al Partito Comunista. C'è un legame tra le lotte di Savona e le lotte che a Torino ruotano intorno all'Ordine Nuovo, cioè a questo gruppo fondato da Gramsci. Quindi c'è comunque una forte componente comunista, insomma, nella composizione operaia di Savona, che non è particolarmente presente all'Ilva, è più presente in altri settori di proletariato industriale. C'è anche all'Ilva, ma con minor forza, questo fino agli anni 20. Poi gli avvenimenti della Resistenza e in qualche modo, insomma, il cambiamento della condizione generale del paese sotto il fascismo facilitano ovviamente anche la diffusione, no, di antifascismo e comunismo all'interno anche dell'Italsider, che diventerà invece un centro.